La manifestazione di questo pomeriggio in Campo San Giacomo, organizzata dal Movimento 5 Stelle, era dedicata a chi si è visto cancellare il contributo del reddito di cittadinanza. Non erano in molti, a dire il vero, quantomeno all'inizio dell'incontro. Incontro che, va detto anche questo, ha consentito ai pentastellati innanzitutto di ribadire un punto politico, a loro dire, che cioè la decisione di procedere in tal senso da parte del governo intende colpire soprattutto il movimento, che per certi aspetti con il reddito di cittadinanza si identifica. Ma noi ne siamo convinti, però quello che alla fine è sbagliato è che impropriamente si va invece a colpire persone che hanno serie difficoltà. E qua mi sento di rilanciare un ulteriore problema: tra le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza ci sono anche persone che lavorano, ma per via del salario troppo basso non riescono ad arrivare alla fine del mese. Al di là di altre considerazioni, il Movimento 5 Stelle si è posto la domanda: che fare? I pentastellati si sono già mossi affinché possa essere la Regione a prendere in mano la questione, intanto chiedendo una misura di integrazione in assestamento di bilancio, richiesta che non è stata accettata, ma presentando anche altre istanze. Abbiamo chiesto, con un emendamento che è stato parzialmente accolto, che venisse implementata la posta per il banco alimentare, mentre invece un altro emendamento che per noi era significativo non è stato accolto e che avrebbe potuto comunque costituire una risposta in questo frangente, e prevedeva un'ulteriore somma pari a 10 milioni da destinare ai comuni proprio per sostenere le persone con disagio e soprattutto che venisse istituito il cosiddetto prestito d'onore, per far sì che le persone o comunque le famiglie in un momento transitorio di difficoltà abbiano gli strumenti per poterlo superare.